detto che è venuto perché a chiamarlo è stato un giovane, quindi se la chiamavo io. No, perché avevo in mente di provarci a breve, ma insomma se mi dice così. No, allora io non sono uno storico dell'arte, non sono un critico d'arte, per l'amor di Dio, guarda, ti mancherebbe. Posso dire di essere un amico, ecco, sono un amico di Gianluca, e prima di essere amico di Gianluca sono amico dello zio di Gianluca, soprattutto di Daniele, conosco la famiglia, insomma mi sento un po' a casa mia, anche se un po' spaesato mi sento lo stesso, perché c'è una, come dire, un'emozione nell'aria che non riesco a contenere. Ecco, devo dire la verità, noi ridiamo, scherziamo, eccetera, insomma, però questa cosa di Silvio mi rende piuttosto, mi intimidisce, ecco, in qualche modo. Ma mai però che questo mio sentimento arrivi, rasenti neppure la tristezza, anzi, ha ragione Gianluca. C'è una presenza, ecco, una presenza che fa sì compagnia, ma che insomma in qualche modo ci rende anche un pochettino appena un po' malinconici, ecco, voglio dire questo solo. Io non sono appunti di matematica finanziaria i miei, tra l'altro devo anche cambiare occhiali, mamma mia, guarda. Mi hanno consigliato di fare multifocali, ma devo dire la verità, ancora non ho provveduto. Ho scritto alcune cose che credo, l'ho scritte di getto, come succede solitamente quando uno le cose le sente, quindi non ho dovuto rifletterci molto, ma alla fine devo dire, non lo dico da solo, mi è piaciuto quello che ho scritto, perché io che conoscevo Silvia, ma non così bene, devo dire, alla fine credo che a Silvio questo che io ho detto di lui molto velocemente credo potrebbe fargli piacere. Ha fatto tutto da solo Silvio, il titolo dell'evento è suo, Contemporary Life, vale a dire vita contemporanea, quasi a far coincidere la vita contemporanea con l'arte contemporanea, che egli dice essere la sua preferita, lo dice senza mezzi termini, perché quando accenna all'arte classica, Silvio dice chiaramente queste testuali parole: l'arte antica non mi piaceva, o meglio, non la capivo, non l'apprezzavo. Capisco benissimo che cosa volesse intendere Silvio, perché anch'io prediligo l'arte moderna e quella contemporanea. Probabilmente quello che attrae maggiormente è la libertà espressiva, la trasgressione della tecnica, la possibilità di ricercare continuamente nuove soluzioni. Dicevo che ha fatto tutto da solo Silvio, il titolo dell'evento, le opere, il commento che è scritto sulla brochure. Noi oggi staremo semplicemente ad ascoltarlo e insieme alle sue parole ascolteremo i suoni e le vibrazioni che le sue opere emanano. Perché nelle sue opere c'è tutto se stesso, dice Silvio. L'opera d'arte deve raccontarti una storia, per donarti nuovi paesaggi mentali, nuove visioni, nuove verità. Io penso che chi muore giovane ha fretta di vivere, ha fretta di capire dentro il mondo più di chiunque altro, è dentro la musica, dentro l'arte, è lui stesso l'arte. Silvio è, e declino al presente, Silvio è l'arte. Come chiunque si approccia a questa dimensione, non sto dicendo che Silvio è necessariamente un artista, lui lo è, insomma, questo è un parere mio, non è autorevole, ma insomma. Ma non voglio dire questo però, non voglio dire che è necessariamente un artista, dico che lui è quello che è indipendentemente da quello che fa, indipendentemente da quello che crea. È un concetto che riguarda tutti coloro che vivono intensamente e intimamente la propria vita attraverso l'arte, la musica e la letteratura. Ad un certo punto però è uscita fuori, prorompente, spontanea, tutta la bellezza e la forza del suo mondo interiore. Le opere di Silvio non hanno un titolo,
Né Gianluca ha osato sostituire il padre, non per doveroso rispetto, ma perché le opere di Silvio non hanno bisogno di un titolo, perché parlano da sole. C'è l'universo nell'infinito, negli infiniti punti colorati, rossi in massima parte, che occupano confusamente lo spazio finito della tela, ma c'è l'infinito nella profondità che si intuisce non debba finire mai, oltre i corpi celesti, i pianeti, i bagliori, oltre le frantumazioni dell'io, oltre l'universo che è dentro ognuno di noi. E che dire del quello lì, il secondo, quello, il collage? E che dire del vortice della vita che ingloba e contiene le cose, gli animali, gli uomini, non per risucchiarli, ma per proteggerli, per salvaguardarli? Non è mai apocalittica la visione che Silvio ha del mondo. La sua arca di Noè nasce dal progetto dell'uomo di salvarsi dall'autodistruzione. Silvio sembra affidare gli esseri viventi alla natura, alle acque, al cielo. La tecnica del collage non sovrappone alla pittura le immagini precostituite, le integra nel contesto di un azzurro in movimento, fino ad ottenere come risultato finale l'assoluto sintonizzante. Le città rappresentate da Silvio, ce n'è una lì in fondo, ma ce n'è più di una, ma una in particolare, che è anche quella ovviamente senza titolo, le città rappresentate da Silvio appaiono sfocate ma abbastanza somiglianti. Ricordano Cassino, luogo dell'anima, prima ancora che semplice percezione visiva di una città reale. Quella di Silvio è una continua ricerca, il suo non stile, vedete, insomma, è piuttosto, come dire, è versatile l'opera di Silvio, ed è una continua ricerca, lo dico adesso, di solito chi arriva ad un traguardo pittorico, diciamo che sceglie una caratterizzazione della propria arte, non tutti lo fanno. Ma qui dico una cosa che può sembrare strana, forse esagerata, ma io credo che sia proprio così. Quella di Silvio è una continua ricerca, il suo non stile sembra essere voluto, egli rinuncia alla ossessiva riconoscibilità a cui anche gli autori importanti sono approdati, talvolta naturalmente, altre volte per pura convenienza di mercato. Silvio come Picasso, versatile e libero dalle imposizioni? Io credo non ci sia mai stata premeditazione, perché Silvio non espone la sua arte al giudizio degli altri. La nostra curiosità ci ha condotti fin qui per scoprire la dimensione intima che l'arte di Silvio possiede. È un po' come esplorare un mondo, come guardarlo da una finestra. C'è la prima opera in fondo a sinistra, la nostra sinistra, che è veramente completamente dissimile ed è un paesaggio anche piuttosto felice, se così si può dire. Quindi è un po' come esplorare un mondo, come guardarlo da una finestra, appoggiati ad uno steccato che si affaccia sul lago, che fa da specchio ad un ordinato e incantevole paesaggio che imponte serenità. L'aveva detto prima il padre Abate, ho detto caspita, mi ha fregato la partita, la mannaggia, e adesso che dirò io? Lo ripeto, diciamo la stessa cosa, perché c'è qualcosa di vero in quello che diciamo entrambi, ma non lei, mi conviene questa volta. È un po' come esplorare un mondo, questo l'ho detto, anche le tenebre, ecco, il buio, le cromature scure sono strategie pittoriche per esaltare la luce, la stessa che si espande in un mondo illuminante, dall'antica e rinnovata abbazia. La luce è il faro che richiama l'attenzione del mondo intero, che rischiara le tenebre, che nutre la speranza che ogni volta si alimenta dal barlume, residuo di una sconfitta, di una distruzione, di una morte azzerante. L'urlo di Munch, l'urlo di Munch, fedele riproduzione di Silvio, è la disperazione che si fa eco, messaggio per l'intera umanità, ed è maggiormente eloquente nella personale rivisitazione di un grido analogo, ma ancora più lacerante, dove gli occhi e la bocca spalancati si dilatano ad accogliere il dolore degli altri.
Ha un senso compiuto la vita di Silvio, ha un senso compiuto la vita artistica di Silvio, ha un senso compiuto anche l'opera incompiuta, che è quella che ci ha dato un po' di problemi, no Gianluca? Poi lo racconteremo in un'altra sede. Tanto non ci crederebbe nessuno, ce lo teniamo per noi. Va. E, quella lì, la terza, è un'opera incompiuta, ma questo lo sappiamo perché Silvio l'aveva messa da parte, ma a me mi sembra piuttosto compiuta. La voleva buttare, sì. Ecco, no, io ha un senso compiuto la vita artistica di Silvio, diceva un senso compiuto anche l'opera incompiuta che Silvio ha messo da parte e che Gianluca ha custodito gelosamente fino ad oggi. Contemporary Life è il compiuto fino ad oggi che procede senza fine in un divenire eterno che sarà sempre contemporaneo. L'opera incompiuta di Silvio ha un senso compiuto, come la vita stessa di Silvio, perché la sua interruzione è solo apparente, perché la sua vita procede nei cuori e nella mente di chi lo ha conosciuto e che continua ancora a conoscerlo sempre di più. Grazie. Io di dermatologia oncologica presso l'ospedale San Salvatore dell'Aquila, socio fondatrice della scuola dermatologica Sergio Chimenti, a cui verrà devoluto, come ha detto Gianluca, il ricavato dalla vendita delle stampe dei quadri di Silvio. A te Maria Concetta. Grazie.